Buongiorno e buon martedì, stanotte ho fatto un sogno. Qui c'entrava Harry Potter, credo. Non so perché, però. Ed ecco una delle mie parole preferite, come sapete, che è comrade, anche in Animal Farm. Ufficialmente buongiorno. Mentre facevo colazione ho letto qualcosa come metà del capitolo della Fattoria degli animali di George Orwell. Come vi dicevo ieri, in realtà è una rilettura che ho voluto fare perché, boh, era da un bel po' che non lo leggevo. E l'unica cosa è che non mi ricordo i nomi di tutti gli animali e che, siccome lo sto leggendo in inglese, devo continuamente premere su alcune parole perché non so i nomi di tutti gli animali, cioè alcuni sono un po' specifici, quindi non li so. Però già per adesso mi sta molto piacendo, ovviamente, perché è uno dei miei libri preferiti. Mentre camminavo ho creato una playlist su Spotify con tutte le canzoni della mia infanzia, l'ho chiamata Childhood, e ho scoperto canzoni che non mi ricordavo di sapere. Cioè, ve lo ricordate il Saddle Club? O lo guardavo solo io? Probabilmente solo io. Ma bellissimo. Cioè, se anche voi andavate in giro cantando Hello world, this is me, life should be fun for everyone. Scrivetemelo qua sotto, perché quella era proprio una delle mie sigle preferite. Stamattina ho fatto 1 ora e mezza di camminata giù. Ora ho aiutato mia madre a fare le fragole e gli ossibuchi. E adesso giochiamo a carte mentre aspettiamo che il tutto si cucini. Vediamo chi vincerà. Queste qua sono le mie carte e fanno effettivamente un po' schifo. Secondo me sarà un capotto subito così. Alla fine ho aperto, mi sono rimaste solamente 2 carte in mano. Mi sono proprio incartata. Vediamo se riesco a vincere ora che anche mia madre ha aperto. Forse c'è possibilità, Victory per me. Mia madre mi ha fatto una treccia per la foto che uscirà domenica per la Reading Rush, ma ho anche fatto quella di oggi che era riguardante il nostro segnalibro preferito. Io ve lo faccio anche vedere qui in video e vi racconto anche la storia. Comunque la foto è questa qui, che ho fatto fuori dal mio balcone. Il dito, per chi se lo chiedesse, non è il mio ma è quello di mia madre, e il segnalibro è quello appunto che vedete di Harry Potter. Non l'ho scelto solamente perché è Harry Potter, ma ho scelto questo qui perché io l'ho preso durante il mio primissimo viaggio a Londra. Era uscito l'ultimo film già da un paio di anni, ma c'erano questi segnalibri alla cassa di Harry, Ron, Hermione, Hagrid e Voldemort, e io ho preso Harry, Ron ed Hermione. Quello di Hermione ce l'ho a casa di là ed è azzurro, quello di Ron mi pare fosse rosso e questo qua di Harry invece è arancione, e l'arancione tra l'altro è il mio colore preferito. Quello di Ron non ce l'ho perché l'ho regalato a una mia amica e quindi avevo questo. Comunque sarebbe stato o questo o quello di Hermione, e anche se tutto rovinato, come vedete, ha un sacco di pieghe dappertutto perché alla fin fine l'ho comprato nel 2013, quindi ha anche un bel po' di anni. Lo collego al ricordo di quel viaggio a Londra e di quanto io mi sia innamorata di quella città, e poi è Harry Potter. Cioè sì, ci sta che è anche Harry Potter, però non lo so, lo collego sempre a quel ricordo di Londra e quindi ogni volta che lo uso mi ricordo quel bellissimo momento della mia vita. Comunque adesso mi metterò davvero a leggere col Kindle La Fattoria degli Animali. Vediamo quanto mi dice il mio Kindle, perché sapete che è un po' fuori di testa. Mi dice che mi manca 1 ora e 56. Boh, raga, io non gli credo al mio Kindle, cioè basta. Però vediamo se riesco a finirlo tutto per prima di stasera, e in caso poi inizierò Infinity Sun. Ho come la sensazione che comunque ci casca un altro libro in questa Reading Rush, che sarebbe l'ideale perché dovrei appunto leggere 4 libri, tra cui uno nella stessa stanza, e sfortunatamente ho iniziato La Fattoria degli Animali in cucina. Ops. Vabbè, comunque adesso vado un attimo in bagno e poi vado a leggere. Oggi come musica mi sono messa questa Deep Focus Music for Studying, Concentration and Work, il mio inglese, ed eccomi qui nuovamente con il libro. E ovviamente sul mio Kindle mi dice che mi mancano 2 ore e 11, però dai amici, sono sicura di potercela fare. Prima però di continuare a leggere, mi sono accorta che non vi ho ancora detto di cosa parla La Fattoria degli Animali. Questo è uno dei romanzi di George Orwell, il quale è principalmente famoso per aver scritto 1984, che è il romanzo distopico, cioè se amate la distopia come me dovete leggere almeno una volta nella vita 1984, che io ho letto l'anno scorso e non mi è piaciuto più di Animal Farm, però comunque secondo me è un libro veramente valido. In ogni caso, Animal Farm parla di questa fattoria di animali che si rivolta contro il loro padrone, il cosiddetto Mr. Jones. Dopo essersi rivoltati, i maiali prendono il comando e decidono di formare appunto Animal Farm, quindi la fattoria degli animali, che è una fattoria, indovinate un po', con solo animali, e dove gli animali stessi si danno
delle regole. Queste regole sono, per esempio, l'uomo è cattivo, tutti gli animali sono amici, non dobbiamo cadere nei vizi dell'uomo, come per esempio non dobbiamo dormire nei letti come gli uomini, non dobbiamo avere qualche tipo di associazione con l'uomo. Ovviamente però tutto ciò finirà per andare in fumo, perché quello che ha fatto Orwell è stato proiettare alcuni personaggi che all'epoca, quindi nel 1945, erano di grande risalto per quanto riguarda la società russa, perché infatti la maggior parte dei personaggi sono rappresentazioni di persone singole oppure di più persone della società russa dell'epoca durante la rivoluzione russa. E se leggete il libro già sapendo anche solamente un qualcosa di minimo sulla rivoluzione russa, sicuramente vedrete alcune cose che sono molto in comune, perché appunto questo è un libro di satira, cioè Orwell voleva giudicare quella che era la rivoluzione russa e come la rivoluzione russa non avesse alcun senso, dove l'idea poteva anche sembrare buona, ma però poi alla fine non ha risolto niente. E secondo me lo fa veramente in maniera geniale, soprattutto in come fa crescere continuamente questo tuo dubbio in quanto questa società possa essere giusta o no. L'unico forse problema che trovo con questa rilettura di Animal Farm è che in qualche modo, e forse qui do un po' anche della mia opinione sulla vita, è che io un po' do ragione a quello che dice il maggiore, credo che sia così la traduzione in italiano, comunque il, si dice in italiano, maiale, mamma mia, che parla all'inizio, che dà l'idea della rivoluzione, in parte mi rivedo con quello che dice, cioè con l'idea di essere uguali, che gli animali comunque in teoria sono bistrattati dall'uomo e che in qualche modo se gli animali potessero parlare e avessero una loro coscienza umana, tra virgolette, probabilmente io sarei d'accordo con loro che si creano un mondo loro. Ovviamente è tutto molto ipotetico perché gli animali non parlano nella nostra realtà, mentre nel libro sì, e sono dei personaggi veri e propri. Quindi in qualche modo in certe affermazioni che il maggiore fa mi vedo d'accordo, però poi mi ricordo il finale e quindi capisco che non potrebbe funzionare. E anche oggi mentre leggo, fragole per merenda sono buonissime. Ho trovato su Wikipedia tutte le varie rappresentazioni che gli animali hanno in questo libro, quindi chi rappresentano nella contemporaneità di quel tempo, e quindi ve li voglio leggere se vi può interessare. Allora, il vecchio maggiore, che è quello che inizia questa rivoluzione o il pensiero di questa rivoluzione, è ovviamente Marx, me lo immaginavo. Poi c'è Napoleone, che è un altro maiale, che rappresenta Stalin. Palla di neve, che rappresenta Trokij, questo tipo non me lo ricordo chi è, un politico, rivoluzionario, politologo e militare russo. Clarinetto o piffero in alcune traduzioni, potrebbe rappresentare il capo della polizia segreta Beriha, spero di dirli giusti questi nomi, mi dispiace perché è sempre sovietico. Poi abbiamo Gondrano, mio dio no, io l'ho sempre conosciuto come boxer, comunque questo è un cavallo e non dice esattamente chi rappresenta. Ok, poi abbiamo Beniamino, che sarebbe Benjamin, che però anche qui non dice chi rappresenta. Poi abbiamo Molly, che è uno dei cavalli che mi sta un po' sulle scatole, che dice che rappresenta l'aristocrazia russa che viveva una vita molto agiata sotto lo zar e che abbandonò la Russia dopo la rivoluzione per mantenere tale vita. Effettivamente ci sta. Berta o Trifoglio, dipende dalle traduzioni, rappresenta la gente ordinaria che viene inconsapevolmente manipolata e sfruttata. Poi abbiamo Mosè, che rappresenta la chiesa ortodossa russa. Minimus, che rappresenta la figura dello scrittore Maxim Gorgic, sempre scusate per come lo dico. I cani rappresentano la polizia politica che reprime le opposizioni, le pecore rappresentano le masse facilmente manipolabili, i topi e i conigli rappresentano i mendicanti, i ladri e i membri della società che non vivono del proprio lavoro. Jones, che è il capo della fattoria, rappresenta lo zar Nicola II di Russia. Però se andate su Wikipedia ci sono un sacco di anche allusioni a eventi storici che quindi vi consiglierei di vedere. Ed ecco qui che le cose si complicano quando uno dei maiali dice non ci saranno più dibattiti, questo è sbagliato. Continuiamo con le cose assolutamente sbagliate che succedono, ovviamente perché questo libro è anche un libro che vuole comunque dare una rappresentazione negativa di quello che è il comunismo, dove dicono ad agosto Napoleone annunciò che si sarebbe lavorato anche durante le domeniche pomeriggio. Questo lavoro era strettamente volontario, ma qualsiasi animale che si assentava da farlo avrebbe avuto la sua razione ridotta di metà. E già nel capitolo precedente
ovviamente le razioni erano state ridotte perché stanno costruendo, oh mio Dio, non so come si dice in italiano, aspettate, nella mia mente io ho la figura di questa cosa ma non mi ricordo come si chiama, sono quelli del Don Chisciotte, i mulini a vento. Sono arrivata al 50% e questo libro mi sorprende ogni momento di più. Credo che il mio apprezzamento sia aumentato ancora di più dall'ultima volta in cui l'ho letto, il quale tra l'altro mi è venuto in mente, l'avevo letto nella mia prima booktubeathon, cioè la prima volta che ho provato a fare la booktubeathon, poi in realtà ho letto quello e basta, perché per chi non lo sapesse la Reading Rush alla quale appunto sto partecipando si chiamava una volta booktubeathon, quindi boh, mi fa strano rileggere questo libro durante praticamente la stessa maratona più o meno, anche se questa qua è un'edizione speciale della maratona. Comunque, per quanto riguarda il libro, mi sta assolutamente piacendo e secondo me la critica che Orwell vuole fare al comunismo è veramente leggera, cioè molto infiltrata, ma alla fine noi lettori lo comprendiamo abbastanza subito che questo sistema non funziona e non potrà funzionare. Io e il mio ghiacciolo adesso ci finiamo di leggere Animal Farm, sono al 53%, mi dice che mi manca 1 ora e 21, tra l'altro oggi abbiamo anche cenato effettivamente molto prima del previsto, quindi ho più tempo, quindi spero per le 10 di averlo finito, però voglio assolutamente finirlo stasera. Ripeto, questo libro mostra in modo molto sottile, senza essere troppo esplicito, quanto il comunismo e quanto la rivoluzione fosse sbagliata, o comunque quanto, anche se noi cerchiamo di cambiare, non cambieremo mai. Comunque, mi sta piaciuto molto di più della prima volta, sicuramente questo sarà un tema ricorrente diciamo in questo video. Mi manca solamente l'ultimo capitolo e poi ho finito, aiuto. Ho ufficialmente finito Animal Farm di George Orwell e ovviamente gli ho dato 5 stelline su 5, ma se potessi ne darei 1000 in più, perché secondo me è un libro geniale dall'inizio alla fine. Non vi sto a ripetere che per me è geniale, perché penso di averlo detto 30.000 volte in questo video. Quello che penso di fare adesso è di guardarmi qualcosa. In realtà avevo mezza idea di guardarmi il film di Animal Farm, cioè non sono sicura che ci sia un film, c'è tipo un cortometraggio credo su YouTube, quando scrivete La fattoria degli animali viene fuori questo qui che dovrebbe essere il film, non lo so. Boh amici, io me lo guardo, vedo se mi piace, vi farò un po' di commentario forse. Tra l'altro adesso che ho finito Animal Farm mi è super venuta voglia di ricominciare a scrivere un libro che avevo in mente da tantissimo tempo. È una storia che sarebbe il seguito di Animal Farm, non lo so, magari potrei ricominciare a scrivere quella, non lo so, vabbè, comunque ora continuo col film. Napoleone mi sta già sulle palle, molto più che nel libro. Bravo cartone animato. Pure la canzoncina hanno messo, mi piace tantissimo. Scusa, ma guardate che tragica che è questa scena e quanto fa ridere. Attenzione. Bum, bum, bum. Diciamo che nel film tutte le scene vanno molto più in fretta. Non ho saltato un po' di scene che però effettivamente non sono così importanti. Cioè, guardate che ansia che fa Napoleone, mamma mia. Oh no, c'è una scena tristissima adesso. Non so se sono pronta, però volevo super vederla. Corri, 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 aiutalo. No, no. Oh mio Dio, il finale è super diverso. Però vi dico, quasi quasi il finale di questo film corto d'animazione, insomma, è forse meglio del finale del libro, perché il libro ti lascia molto con l'amaro in bocca. Questo ti dà un pochino più di fiducia. Comunque è un film molto carino, voglio dire. È del 1954, quindi si vede, cioè l'animazione lascia a desiderare. Se non volete proprio leggere il libro di Animal Farm, potete sempre guardarvi appunto il film. Detto ciò, è quasi mezzanotte, io devo ancora finire di montare questo video, quindi direi che per oggi è tutto. Spero anche questo vlog vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo domani per un altro vlog e bye.